Io volevo dire questo, due cose molto rapide. La prima, il merito di questa vittoria va esclusivamente ai giocatori, proprio al 100%, nel senso che l'aggressività mentale che io e lo staff tecnico abbiamo messo sulla squadra questa settimana è stata molto pesante. Abbiamo avuto una settimana difficilissima, come potete ben immaginare, per i motivi che potete ben immaginare, dove i ragazzi hanno resistito e nonostante durante la settimana, a causa di questo clima brutto che io ho creato, proprio di aggressività nei loro confronti, però sono riusciti a resistere e in condizioni che non sono brillanti come quelle di inizio stagione, per i motivi evidenti, hanno vinto una partita importante, perché molto importante per la nostra classifica, perché vedete che i risultati di settimana in settimana sono incredibili, nel senso Trieste che arriva dalla sua prima vittoria in trasferta, che perde in casa con Treviglio che veniva da una brutta serie di sconfitte interrotte con noi, Legnano che dopo aver vinto a Treviso e a Verona perde in casa con Chieti. E quindi la seconda cosa che volevo dirvi, poi se avete il piacere di fare un'altra domanda, è che ormai sappiamo, dopo un terzo di campionato andato, che farà bene in questa stagione chi riuscirà a essere mentalmente continuo nell'approccio alle partite. Non soltanto, questo non riguarda soltanto noi, riguarda tutte le squadre di questo campionato tranne Brescia e forse Imola. Sono, a oggi mi sembrano le più stabili dal punto di vista dell'approccio. E questa è la prossima sfida che dobbiamo affrontare, sapendo benissimo che fino a oltre Natale Jonte Flowers lo vedremo col cannocchiale, ma godendoci in questo momento quello che vi ho detto in conferenza stampa prima di questa partita, che probabilmente se riusciremo a uscire in qualche maniera indenni da questa situazione molto complicata che stiamo vivendo settimana dopo settimana, quando Jonte tornerà a darci un contributo che sarà parziale all'inizio e totale dopo 20 giorni, un mese, gli altri, soprattutto Montano, Candy, saranno più solidi di quello che erano quando Jonte se n'è andato. Complimenti a Iesi che dopo il primo pugno, che doveva essere già un pugno da KO, ha resistito ed è rientrata diverse volte, e ribadisco i complimenti ai miei giocatori ai quali va ascritto il 100% del merito di questa vittoria. Prego. Sei più contento per gli 86 punti che l'attacco oggi ha prodotto in assenza di un attaccante come Flowers, o un po' più arrabbiato per i 75 che magari abbiamo subito? Guarda, ci pensavo durante la partita. Purtroppo in questo momento non sono nelle condizioni, o meglio dire, non sono nelle condizioni di poter essere scontento per una prestazione difensiva sicuramente modesta, perché noi in questo momento di emergenza assoluta dobbiamo raccattare punti dove li prendiamo e cercare di rimanere a galla in attesa forse un giorno di vedere la squadra che abbiamo pensato inizio stagione al completo. Questa era la 12ª partita di stagione regolare, noi abbiamo giocato al completo una su 12. E credo che non ci siano altre squadre in Italia che hanno, tutti abbiamo sofferto infortuni, ma una partita su 12 con una squadra non promossa dalla B2, ed essere dopo 12 partite 6 vinte e 6 perse, avendo giocato 2 in campo neutro, 4 in casa, 5 in casa e 5 in trasferta, secondo me è un risultato un po' più importante di quello della settimana scorsa. Cioè se dopo la vittoria con Ravenna avessi dovuto dare un voto, come vi avevo detto, avrei dato 6 più, adesso siamo sul 7, perché la squadra ha resistito e credetemi non era facile. Si può dire che hai ritrovato un po' Montano? Finalmente. Si può dire sì. Questo era il giocatore che era pronto a fare un campionato così importante assieme a Jonte Flowers, con Marco Cararetto, con Leonardo Candi, con Raucci, fino a metà del primo tempo contro Imola. Poi ci abbiamo messo un mese per riportarlo in campo e altri 20-25 giorni
a 3 su 14, 3 su 15 di percentuale dal campo, per averlo alla terza partita consecutiva importante. Però questo è Marco e Matteo in qualche maniera è la fotografia della situazione che stiamo vivendo. Cioè siamo sempre di rincorsa, sempre di rincorsa. È stato un bell'anno. E quindi diciamo Matteo sta facendo quello che io mi aspettavo da lui, nel senso che io mi aspetto che lui sia questo giocatore qua. Però non ce l'abbiamo avuto per tanto tempo e pensavamo di averlo a fianco Flowers con Carraretto, non l'abbiamo mai avuto. Quindi è chiaro che il potenziale della squadra perde molto, e non soltanto il potenziale in partita, ma voi capite che quando in allenamento noi abbiamo un quintetto nel quale gioca Flowers e l'altro gioca Carraretto, è un conto. Quando abbiamo un quintetto nel quale gioca Carraretto e nell'altro gioca Campogrande, che diventerà un giocatore di Serie A sicuro, e al quale ho fatto le mie scuse al termine della partita, spiegandogli che lui non è entrato con i due ragazzini, perché ormai lui non è più un ragazzino, nel senso che ormai è un giocatore di prima squadra, e io non ho mai fatto questa cosa di dare il contentino a un senior a un minuto dalla fine. È giusto che dei ragazzi giovani come Campani e come l'altro, di cui non mi ricordo il cognome, esordiscano in Serie A e possano raccontare un giorno di aver giocato in Serie A con la Fortitudo, ma ho chiesto scusa a Luca e gli ho fatto capire che non ha giocato perché lui non è più un giovane nella nostra gerarchia. Però continuo a dire, io mi auguro un giorno di vedere Montano assieme a Flowers, assieme a Carraretto, assieme a quelli che abbiamo pensato di assemblare all'inizio stagione, e non sempre di rincorsa. Per questo il mio voto passa da 6 più a 7, nonostante una partita difensivamente non brillantissima, tenuta sempre in mano, grazie a un gioco d'attacco buono, abbiamo rispettato quello che volevamo fare. Però, come se vi ricordate qualche tempo fa, lessi in un commento che le nostre rotazioni, eravamo già in 9, diciamo effettivi, perché da Luca possiamo chiedere pochi minuti, e qualcuno disse, ebbe le rotazioni della Fortitudo, eravamo in 9, sembravamo in 12, ma eravamo in 9. Ora, lo sforzo che stiamo facendo per giocare questo tipo di partite in 9 comincia a essere uno sforzo difficilmente sostenibile, tant'è vero che martedì cominciamo al pomeriggio e non alla mattina, per il giocatore ha bisogno di riposo, meritatissimo peraltro. Settimana del terrore, hai più o meno fatto sì. Capire questa brutta proprio. Adesso andiamo sempre avanti, la prossima un'altra trasferta, dopo Ravenna avevi detto certe cose. Beh, adesso, alla luce di quello che è successo, noi partiamo sconfitti, perché Agatha Christie diceva che 2 indizi, 3 indizi fanno una prova, noi a oggi ne abbiamo dati 3 veri, nel senso che contro squadre di livello abbiamo combattuto in 3, quindi noi sappiamo che partiamo sconfitti. Abbiamo ulteriormente modificato la settimana di lavoro accorciando di un allenamento e andando mercoledì a giocare un amichevole a 100, perché anche il 5 contro 5 nostro comincia a diventare un po' meno efficace, quindi cerchiamo di giocare contro qualcun altro, e quindi noi stiamo cercando diciamo una via per uscire da questa situazione. I giocatori so che lo stanno facendo altrettanto, perché se c'è una cosa della quale va loro ha scritto merito, al di là dell'aspetto tecnico, che sono tutti persone serie e grandi lavoratori, garantisco, e sappiamo che partiamo sconfitti, vediamo se riusciamo a fare così. Domande? Posto così? Grazie, buona serata.